E veniamo adesso a parlarvi di Aurora Betty e Gianmarco Valenza. Pensavate che ci fossimo dimenticati di lei e di loro? Sbagliatissimo. Ricordiamo brevemente che Aurora Betty e Gianmarco Valenza sono stati a Temptation Island insieme come coppia e come coppia credevano che avrebbero lasciato la trasmissione, almeno questo discorso è parso valere per Gianmarco Valenza, ma non per Aurora Betty che fin dalle primissime esterne mostrava avere un interesse un po' troppo presente per Giorgione in ballerino di Amici e tentatore della trasmissione, interesse che dopo 2 settimane è sbocciato in un bacio che è stato l'inizio della fine. Per la storia con Gianmarco Valenza che ovviamente non ha perdonato. Aurora è stata qualche settimana fuori con Giorgio Name, ma poi a quanto pare Michael con lui ha funzionato e i due hanno preso strade diverse e la settimana scorsa sia Gianmarco Valenza sia Aurora Betty erano presenti in trasmissione in diverse modalità, infatti Gianmarco come nuovo tronista mentre Aurora Betty in quanto presente anche Filippo Bisciglia per raccontarci Temptation Island, rileggi le anticipazioni di Uomini e Donne, ma le posizioni non si sono assolutamente raffreddate anzi. E forse proprio per questo la stessa Aurora Betty ha scritto in questi giorni in merito all'addio definitivo a Gianmarco Valenza. Aurora Betty e Gianmarco Valenza. Foto di Gianmarco Valenza e Aurora Betty a Latina prima di partire. E mi lascio alle spalle un pezzo di vita ed un insegnamento che porterò sempre con me. Volevo fare su tutto questo una mia piccola personalissima riflessione, ossia non riesco davvero a capire Aurora Betty che dopo la rottura con Gianmarco Valenza se ne esce sempre con queste frasettine come se ci fosse stato in Sardegna un complotto universale contro di lei, per carità tutto sarà stato, ma insomma non credo che nessuno l'abbia costretta a baciarsi con Giorgio Nemo a comportarsi in quella maniera, o no? Poi tutto può essere per carità, ma insomma poi anche a tutto c'è un limite secondo me.